Buongiorno, sono Davide Balbi, amministratore di Impatto Zero SRL e fondatore del progetto Agricoltura 2.0. Siamo vincitori della call internazionale Alimenta tu Talent fatta dal Comune di Milano e dal Parco Tecnologico Padano. In questa presentazione vi faremo vedere un avvio fishless di un impianto acquaponica con la tecnologia O2 Aqua. 1 dicembre 2018 costruite due serre, una in coltivazione verticale e un'altra in coltivazione orizzontale con le vasche dei pesci. Per quanto riguarda la coltivazione verticale, le torri di coltivazione verticale sono dei biofiltri, dei desolidificatori, degli aeratori dell'acqua e un substrato di crescita. Avere un biofiltro e un desolidificatore a contatto con le radici è un qualcosa di molto importante. Il BSA di queste torri è un BSA che potete approfondire nel nostro sito molto elevato. La prima cosa che succede, iniziamo a far ciclare l'acqua e nonostante solitamente nell'avvio fishless si mettono prima i pesci, considerando che avevamo clienti che venivano a vedere anche durante la fase di costruzione, abbiamo deciso di inserire le piante. Quindi questa è la nostra sensoristica della tecnologia O2 Aqua, sono dei sensori multi-ion che permettono da remoto di vedere nitriti, nitrati, ossigeno disciolto e molti altri parametri necessari alla corretta gestione di un impianto di acquaponica. Come vedete, e abbiamo a sinistra il 5 aprile le piante che iniziano a crescere e quella a destra è una nostra pianta di basilico in ufficio che dopo un anno e mezzo è ancora in vita e il basilico ha delle foglie molto croccanti, grandi e lascia sulle mani di chi tocca la foglia un persistente odore di aroma. 5 aprile, come vedete, anche se stiamo facendo la colonizzazione batterica e in assenza di pesci, le piante iniziano a crescere. Abbiamo le prime fragole, i clienti che le hanno assaggiate ci hanno detto che secondo loro erano molto buone e uno degli aggettivi che hanno utilizzato è che erano succose. Questa è una pianta di aloe che abbiamo inserito e il 17 aprile ne abbiamo presa una foto dopo già un po' di tempo che era all'interno dell'impianto, che è una pianta che stava morendo sotto un portico, e potete vedere il 7 giugno come la pianta ha ripreso vigore e ha iniziato la fase vegetativa. Il 2 maggio le piante continuano a crescere e finalmente il 12 maggio arrivano i pesci all'interno dell'impianto. Dopo un breve periodo di adattamento, i pesci sono stati messi all'interno del sistema. Come vedete, ci sono delle foglie gialle. Siamo ancora in assenza di addizionamento di microelementi, quindi non c'è stato inserito in questo impianto né il ferro né NPK e comunque l'impianto sta producendo. Quindi i pesci si iniziano ad adattare e le piante iniziano ad avere una accelerazione fenologica. Come potete vedere, già il 14 maggio c'è una differenza sostanziale. I pesci si sono adattati il 18 maggio, come potete vedere, in pochi giorni le fasi fenologiche e le piante sono veloci, le piante iniziano a diventare molto più grandi grazie alla mineralizzazione dei pesci, considerando che nella fase di avvio fishless la colonizzazione batterica è avvenuta prima di inserire piante e pesci. Quindi il 19 maggio non abbiamo ancora inserito il ferro all'interno dell'impianto. Come iniziamo a vedere le prime piante gialle, in mancanza di fotosintesi, abbiamo iniziato ad addizionare il ferro, che come nella letteratura mondiale per ad esempio l'impianto UVI, il padre dell'acquaponica mondiale James Rakosi, iniziamo a mantenere il ferro all'interno dell'impianto a 2-3 mg litro. Come vedete, 21 maggio 2019 le piante iniziano a crescere e ci ritroviamo con una foresta. Quindi una fase fenologica importante. Le piante di pomodori che potete vedere sono delle piante di pomodori che sono state inserite ed hanno una crescita determinata. In realtà in acquaponica la crescita determinata è particolare perché nessuna pianta rispetta
questa decisione scritta sulla busta, le piante di pomodori sono uscite fuori dalla serra e hanno fatto i pomodori nella gronda, crescendo molto più dei 50 centimetri che ci avevano promesso all'atto dell'acquisto. 31 maggio continuiamo ad avere le fragole e, come vedete, il 31 maggio abbiamo una radice nuda, bella pulita e nuova. Questa è stata una rottura di una pianta di pomodoro effettuata durante una delle operazioni, messa sotto una delle torri nell'acqua che sta ritornando alla vasca di pesci. Dopo qualche giorno la pianta ha immediatamente radicato. Da questo momento in poi tutte le rotture che si sono verificate e qualche potatura, la famosa scacchiatura, l'eliminazione della femminiella della pianta di pomodoro, sono state inserite nella parte di cannelline idroponiche con vasi da 3 litri che potete vedere nella foto a sinistra. In questo caso, da questo momento abbiamo iniziato quindi a popolare i vasi. E una pianta a noi molto cara, la pianta di Trinidad Scorpion, che è stata messa il 1º giugno. Queste due foto le rivedremo durante la presentazione perché avremo un'evoluzione delle piante. Come potete vedere, la foresta continua, abbiamo i primi fiori e i primi pomodori. Il 22 giugno i pomodori crescono. Come potete vedere, dal 1º giugno al 26 giugno la pianta di Trinidad Scorpion cambia forma, cambia colore e inizia ad avere una crescita molto veloce. Il 5 luglio abbiamo le prime piante di basilico che ci danno frutto e che ci danno foglie. In questo caso la torre che vedete a sinistra del 5 luglio ci ha dato una potatura di 600 grammi. Considerate che si mettono 4 torri a metro quadrato, solitamente a settimana si tirano giù 1,8 kg, 2 kg di basilico a metro quadrato con le torri verticali zip. Il 5 luglio alcune piante che avevamo comprato di cetriolo sott'olio, che solitamente fanno dei cetrioli piccoli che si possono mettere dentro un vaso, e come tutte le piante a crescita determinata non hanno rispettato questa promessa e, come potete vedere, abbiamo avuto dei cetrioli normali, saporiti, buoni. Il basilico continua a crescere, i pomodori maturano e all'interno dell'impianto si è stabilita una colonia di vespe. Le vespe in presenza di acqua sono amichevoli, di conseguenza, grazie a tutta l'acqua che c'è in un impianto fotovoltaico, anche se questa serra ha solamente colonne, le vespe non hanno mai punto nessuno. E quindi a luglio, come vedete, i pomodori continuano a maturare. La pianta di Trinidad Scorpion, come vedete, è arrivata quasi a 1 metro d'altezza e si è allargata altrettanto. E il pomodoro a sinistra, il 23 luglio, è un altro punto di pomodoro che si è rotto e si è rotto un pezzo di pomodoro con un frutto attaccato. Questo frutto è stato messo direttamente nei vasi da 3 litri, nelle canaline in polipropilene, con la microirrigazione da 5 mm. La pianta ha immediatamente radicato, il frutto ha continuato a crescere, ha maturato e lo abbiamo degustato. Quindi vedete, 31 maggio, 23 luglio, le differenze che ci sono da quello che era prima una piantina con delle radici che si era rotta e come invece in realtà la pianta è cresciuta e ha iniziato a fare frutti. Basilico ne abbiamo fatto veramente tanto, sia nella pianta in ufficio, sia nelle torri che vi raccontavo. E abbiamo potato. In questo caso questi 546 grammi sono una delle buste della potatura del basilico che abbiamo indoor nel nostro ufficio, che molti di voi che ci sono venuti a trovare hanno visto e hanno toccato e hanno degustato con facce di meraviglia che a noi hanno riempito il cuore di gioia. Il 23 luglio tutte le piante che si sono rotte, tutte le femminelle, le abbiamo iniziate, come vi dicevo, a mettere nei vasi e abbiamo avuto i primi frutti del peperoncino e il 23 luglio abbiamo iniziato a mettere le piante invernali, in questo caso un cavolfiore. Abbiamo raccolto, i pomodori hanno iniziato a maturare, questo in particolare è probabilmente uno dei pomodori che avete visto prima che si era rotto e i cetrioli sott'olio hanno incominciato a dare più frutti. Questi sono alcuni dei raccolti che abbiamo fatto. Abbiamo chili e chili di basilico. 10 settembre continuiamo a mangiare cetrioli sott'olio. I pesci a settembre, con il caldo estivo, erano dei carassi grigi,
hanno mutato, ce li avevano dati per spacciati, quindi abbiamo recuperato dal produttore dei pesci che non sarebbero stati venduti e si sono adattati e come vedete abbiamo dei bellissimi esemplari di pesce rosso. Continuiamo a mangiare e a degustare insieme ai clienti che ci vengono a trovare i frutti e iniziamo a preparare le piante invernali. L'agricoltura che noi facciamo in laboratorio, nello showroom, è un'agricoltura in assenza di trattamenti, di conseguenza abbiamo ospiti. Dividiamo il nostro raccolto con lumache e bruchi, ma dobbiamo, devo dire, la qualità del prodotto è decisamente superiore. Meglio un pomodoro tarlato che un pomodoro trattato. Il 23 settembre noi abbiamo iniziato, da tutte quelle scattiature e potature che abbiamo fatto, abbiamo iniziato ad avere un raccolto di pomodori importante su quelle che erano le potature delle piante che erano all'interno della serra. Come potete vedere, a settembre abbiamo una forte produzione di pomodori. Quindi 4 ottobre abbiamo anche il pennolo del Vesuvio, abbiamo dei broccoli e i cavolfiori continuano a crescere e i peperoncini. Vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo in proseguo un altro video per quanto riguarda poi broccoli, cavoli e pomodori che abbiamo raccolto e vi parleremo nel prossimo video della qualità del prodotto. Grazie per l'attenzione, arrivederci.